Buongiorno signor Cara. Buongiorno signor De Rossi. Senta, lei nel suo paese è un imprenditore di successo. Lo dicono. Non lo so se dico, no, lo è risaputo perché navigando nel web si vede cosa lei ha fatto. E... sì, va bene, è famoso, non sono un imprenditore, basta. Perché lei è venuto in Italia? Io sono venuto in Italia perché è un progetto abbastanza bello, quello di costruire una centrale fotovoltaica su uno dei miei terreni che è in Belgio, che fa 50 ettari, 500 per cui un terreno molto voluminoso. Abbastanza, sì, sarebbe una bella superficie per costruire una centrale. E questo è il progetto che ho e lo voglio realizzare qui in Italia. E perché proprio l'Italia? Perché sono italiano. E si sente, penso, sono andato in Belgio, però voglio fare qualcosa nel mio paese. Fare questo tipo di progetto, realizzare questo tipo di progetto per me sarebbe una cosa d'orgoglio. Allora, ci può spiegare questo impegno che lei si prende per la costruzione di questa centrale, che presumo sia molto gravoso, come dice lei? In che cosa consiste? Allora, innanzitutto, questo terreno io l'ho acquistato nel 2006. Questo terreno ora è un terreno dove c'erano delle vecchie fabbriche, purificavano il carbone estratto dalla terra e per portarlo a livello coke, che si chiama, è un prodotto che serviva per i forni all'epoca. Ora ci sono i forni elettrici, dunque non serve. Lei vuole riqualificare questa zona? Esatto, voglio con la costruzione di questa centrale ripulire questo terreno, purificare tutto l'inquinamento che hanno fatto dal 1900 e giustamente costruirci questa centrale fotovoltaica, che sarebbe una cosa bella perché dall'inquinamento alla produzione di energia rinnovabile. Dunque, signor Cara, adesso ci sta portando a vedere un modello di centrale fotovoltaica, che non è la centrale fotovoltaica enorme, però che già è un inizio per la regione. Liguria è già una gran bella cosa, un bel modello di riconversione di un terreno agricolo in una mini centrale fotovoltaica. Non dobbiamo più aspettare, non possiamo più aspettare, dobbiamo assolutamente muoverci e penso che sia, e anche qui in Italia, penso che non ci siano delle iniziative private come la mia. E vorrei mettere in avanti questo perché è importante. Per cui lei è venuto in Italia per cercare anche qualcuno che condivida la sua idea. E io non solo nel senso filosofico, ma anche per quanto riguarda il discorso economico. Sì, giustamente ho trovato una società che attende questo tipo di progetto, che è la società progettuale che si trova a Milano. Io metterei il terreno a disposizione gratuitamente. Ah, gratuitamente. Gratuitamente, e questa società verrebbe a piazzare i pannelli solari. Il sistema, vi spiego subito, non è complicato, è semplicissimo. Di questo terreno faremo un condominio fotovoltaico. Come un condominio nella costruzione, faremo un condominio nel fotovoltaico. Dunque ogni persona potrà acquistare delle parcelle solari, delle parcelle di pannelli fotovoltaico con un minimo di 5 metri quadri e un massimo che non c'è massimo, no? Si può comprare anche 100 metri, 200 metri e questa è l'idea progettuale. Investendo in questo progetto si fa due cose. Una, ci occupiamo un po' dell'ambiente, della natura, quello che non abbiamo fatto fino ad ora. E due, prendiamo dei soldi, e che non è male. È un macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli
manca la memoria in fondo ai guanti bui.